Benvenuti nel capitolo 3 di Fortnite, ragazzi, ci siamo, è ufficiale il capitolo 3, è finalmente uscito e oggi andremo insieme nel bunker della Season 1. Avete capito bene, Traster, io sono un po' corto in realtà, allora, dove possiamo andare? Riesci a scendere qui? Mamma mia, quanta gente c'è. Allora, ragazzi, siamo super gasati perché Traster è riuscito a trovare, ad adocchiare un bunker anche in questa season. E noi sappiamo che i bunker contengono sempre tante belle cose super speciali. Quindi sono davvero curioso di vedere se ci daranno armi mitiche, armi leggendarie, insomma, di tutto e di più. Mi raccomando un bel like in questo momento per un nuovo video di Fortnite, ma soprattutto ricordate di usare il codice creatore. Allora, Traster, provo a venire da te. Io sono nascosto in un cassonetto. Oh, ecco, questo era ciò che volevo sapere. Molto, molto bene. Ok, ciao. Allora, mi stanno sparando. Che dici se scappiamo tipo subito? Forse è la cosa migliore. Perché tanto alla fine, cioè, l'obiettivo non è quello di fare kill oggi, quindi va bene così. Ho tutto il set di Spider-Man con me e siamo ufficialmente nella nuova mappa. Ok. Ok, c'è un nemico. Quello potremmo ucciderlo. Se magari lo colpissi. Ok, eliminato. Ma sei morto! Aspetta. È la prima morte della season? Forse la sesta, non lo so. Non ci posso credere, ma di già. Ok, va bene, va bene, va bene. Nessun problema. Tanto c'è il mattizzone a conquistare tutto quanto. Ho fatto anche la mia prima kill, tra l'altro, con delle smirate incredibili con questo fucile d'assalto Ranger. Comunque, mi sono perso il ping. Ok, grazie dello scudo. Anzi, prenditelo dello scudo. Lo rimetto scudo. Ok. Allora, ragazzi, ci sarà un bunker super speciale. Per quale motivo super speciale? Perché non sarà un bunker che possiamo aprire da soli, ma dobbiamo essere per forza in coppia, ed è per questo che il nostro Traster ci darà una mano. Intanto qui, guarda che scivolata fa. Mamma mia che scivolata. Hai visto? Sì, non si scherza con Mattiz in questa season. Ok, allora, andiamoci, dirigiamoci direttamente lì. E hai bisogno di un... Ah, magari questo te lo potrei dare, che dici? Oh, grazie. Scusami, non me ne ero accorto. Comunque il set di Spider-Man è incredibile. Cioè, è troppo bello anche col piccone. Invece tu, stranamente, ti sei messo la skin più stupida del pass, Non so, mi piaceva questa che era molto strana. Sì, divertente. Sì, infatti, allora Siamo arrivati. Ma questa è una città? No, nuovo punto di riferimento. No, comunque... il bunker è qui. Oh, ok, il bunker è lì. Allora, io direi di... Ma no, ci sono anche gli scagnozzi? Sì, è uno scagnozzo. Boh, non ci credo. Ma non ci fanno niente se ci vedono? No, non ci fanno niente se ci vedono finché non li attacchi. Ah, quindi non sono come gli scagnozzi tipo quelli di Brutus o quelli della season 2? No, questi sono molto più amichevoli, ecco. Oh, meno male, no? Perché nel vecchio capitolo, se uno scagnozzo ti vedeva, gli usciva il punto esclamativo in testa e lì proprio ciao, cioè eri morto, non potevi fare niente. Mentre loro sono bravi, ok. Allora, lootiamo un po' tutto, così poi ce ne andiamo direttamente al bunker, direi, a questo punto, per vedere quale loot ci darà questo bunker del capitolo 3. Mamma mia, se sono molto curioso, molto curioso. Non dovrebbero esserci boss ancora in questa season, giusto Traster? Ancora no, però potrebbe succedere qualcosa. Vieni qui. Eccomi. Questo è un generatore di fenditure. Generatore di fenditure. Ah, ecco, sì, le fenditure. Vedi, in alto vedi le fenditure. No, magari meglio non salirci. Pazzesco, no. Meglio non salirci per niente. Quindi abbiamo anche le fenditure. Abbiamo un sacco di cose comunque. Dei vecchi capitoli, vecchie season. Che dici, vogliamo andare ad aprirci il bunker per vedere che ci dà e fare una prima vittoria reale così per conquistare una corona? Boh, io sono pronto. Let's go. Ok, scagnozzo, non ti faccio niente. Devo solo andare a rapinare il tuo bunker. Andiamo a vedere. Oh, ma è proprio come i bunker, quelli là che ci ricordiamo noi, Traster. Sì. Ok, allora c'è questa gemma che ho preso, che non so, serve per una missione. Quindi praticamente questo è una chiave di sicurezza. E si è aperto perché ci siamo avvicinati entrambi? Sì, ci ha fatto un riconoscimento facciale. Ah, ok, c'è il riconoscimento facciale come il mio iPhone. Ok, ed eccolo che si apre. È vuoto? Ah no. Ah, no, eccole, no. Ma pensavo fosse vuoto. Ok, ci sono delle nuove casse. Sono casse
dell'ordine immaginario, forse? Non saprei. Ok, ma sono fighissime. Allora, vediamo che ci danno. Apriamone una. Medikit. Oh, fucile d'assalto MK7 blu. Questo me lo pappo tutto quanto. Ah, ok, è il fucile d'assalto quello in prima persona. C'è anche uno sniper. Vabbè, una quantità di scudi infinita. Ho praticamente il fucile d'assalto quello che mira in prima persona. Bello. Bello, ma difficile da usare, secondo me. Ok, poi shieldino. Me lo bevo proprio così, senza problemi. E che dire, ragazzi? Abbiamo ufficialmente aperto il bunker. E te lo dico, Truster, ho avuto quel feeling, eh? Ho avuto quella sensazione della season 2 con Mita. Il ricordo della season 2. Il ricordo della season 2. Anche e soprattutto perché aspettiamo a prendere il gabinetto. Però, allora, io mi prendo il cecchino. Ho perso il fucile a pompa, forse. Ok, no. Ma questo fucile a pompa spara. Ah, ok, no. Allora la mitraglietta mi serve. Riesce a portare. Ah. Certo, ho un medikit per te. Tutto. Niente, oggi mi dimentico di darti medikit. Prima di prendere il gabinetto e scappare via, cerchiamo di capire cosa abbiamo qui. C'è da dire che è un po' strano sto bunker, però, eh. Eh sì. Cioè, non lo so, guarda i tavoli, guarda le sedie. Boh, è tutto troppo strano. Sembra tutto tipo stile futuristico, ma esatto. Molto antico, cioè non lo so. Sì, mi piace poi giocare con te perché hai sempre le idee chiare. Il futuristico antico era proprio ciò che immaginavo anch'io. Comunque, dai, a parte gli scherzi, vogliamo provare a far fuori uno scagnozzo e vedere che fa? Vai. Lo scagnozzo ha la skin default, però c'ha un casco futuristico. Cavolo, Truster, ma c'hai ragione! Cioè, è antico ma futuristico. Sì, è come la skin di The Rock, come... okay. Come si chiama? Quella là. Ok, vabbè, senti, skin di The Rock, uno skin di The Rock, 3, 2, 1, ciao, bello. Ok, sentinella dei 7 eliminata e c'ha un fucile d'assalto Ranger. Io voglio tenermi questo, però, è un altro medikit che posso portarmi io. Qui che cosa abbiamo? Via taglia giocatore, vabbè, lo eviterei, dato che il nostro obiettivo non sono le kill oggi. E che dire, io continuo ad avere un po' pa' bianco. Vogliamo vedere dove ci porta il gabinetto? Proviamo. Ok. Subito. Mamma mia. Che yeah. Ansia. 3, 2, 1 e si vola! Woohoo! Che ci porta? Ah, eccoci. Wow. Ah, ma non è cambiato un cavolo. Siamo molto vicini. Cioè, guarda davanti a te e non ci siamo spostati di niente. Vabbè, dai, vabbè, facciamo finta di niente. Allora, io devo scoprire tutta la mappa. So solo che dobbiamo andare in safe e anche in fretta. Ci sono i cinghiali, tra l'altro. Lo sai, okay. Che cosa c'è qui? Lo sai cosa sono quei blocchi di ghiaccio? No. Vuoi che te lo dico? Beh, direi di sì, Truster, che aspetti? È pinnacoli pendenti sommersa dalla neve. Non è vero. Sì. No, non è vero. C'è pure il campanile. Non ci posso credere, sei serio? Sì, sono più che serio. Non ci voglio credere, ma allora è ufficiale. Pinnacoli pendenti torna nella versione originale, però non nella versione quella brutta. Sì. No, nella versione... Questo è il palazzo quello gigante. Aspetta che apro questa cassa, che mi prendo un bel fucilozzo a pompa. E hai ragione, è vero. Ma si vede il campanile, si vede? Eccolo il campanile, questo qua. Ci sono dei nemici, tra l'altro. Io non so quanto ci convenga combattere, dato che siamo messi malissimo per la safe. Però voglio vedere hai ragione, il campanile. Ma è un po' trasparente? No, è tutto completamente ghiacciato, quindi non si vede. C'è anche il bus, quello che vedi. Oh, questo nemico è troppo vicino. Proviamoci. Proviamoci. Non c'è. 2, 1. Spada. Pen! Fisciato completamente. Mamma mia. Truster, non possiamo sbagliare, eh. Non possiamo sbagliare. Allora, carica. Ma stavano sparando a qualcuno. Oh, nemici dietro! Truster scappa. Scivola. Perché non mi scivola? Non mi scivola più. Ok, eccolo. Mamma mia. Guardalo. Come scivola pazzo. Pazzo, Mattis. Aia, mi hanno preso. No, non ti far prendere. Tu scivola come se non ci fosse un domani. Scivola. Ci sono due team. Due TV. Mamma mia. La macchina. La macchina, no, ce l'hai? Vienimi a prendere. Vieni. No, scendi dalla montagna, però. Arrivo. Ok, eccomi. Mamma mia, che paura. Ok, eccomi, scivolo. Woohoo! Cioè, c'è da dire, le scivolate sono un po' strane, eh. Sono un po' strane, devo ammetterlo, molto, però funzionano. Molto, cioè, più che altro ti fanno davvero andare tanto in avanti, eh, ma proprio velocemente. Sì, è molto molto comodo.
Ok, comunque abbiamo aperto il bunker. Non sappiamo ancora se ce ne sono altri, magari che si sbloccano in quattro persone. Sarei molto curioso di scoprirlo. E che dire, beh, speriamo che poi ci aggiungano qualche boss che difende questi bunker. Almeno sblocchiamo anche qualche arma mitica. Scrivetemi nei commenti se avete visto altri bunker in giro per la mappa, che io e Truster li andremo ad aprire. Siamo gli apritori dei bunker, che ne dici? Beh, mi piace come nome. Spider-Man e Gungo. Come si chiama la tua skin? Gumbo, Gungolo, Gungolone. Cioè, Gumbo. C'è la cosa. C'è la corona qua. C'è la corona? Sì, a 40 metri. Vuol dire che c'è un tizio che ha fatto una vittoria reale? Penso di le sì. Tende, eccolo, le tende, sta qui, ci sono le tende. Sta qui. Io prendo la tenda. Non ho il pompa, però io. Ah, vado io. C'è la tua skin qui. Ciao. Ma boschetto. Cioè, ma questo è boschetto bisunto. Sì, ma. Ok, c'è un nemico, c'è un nemico. Eccolo. Qui dentro. Aia, mi hanno preso. Sei morto? Sì. Ok, top. Meno male, Truster, che ci sei sempre tu a darmi una mano. Scappa via. Fuga. Truster, l'obiettivo però non era fuggire, era killare il tizio con la corona. Non è troppo facile. Ok, va bene, scapperò come se non ci fosse un domani. Mi sparano. Non penso saluto. Puoi scappare. Ok. Ma nella tenda mi ci posso buttare? Non credo. Però penso che puoi portare delle armi. Ok, allora la mia tenda all'interno di essa. Smonta tenda, ok. Da quello che so, puoi anche tenere delle armi per le partite successive. Oh, da quello che ho visto. Attenzione! Oh! Attenzione, ci si può anche riposare e si rigenera la vita come il falò. No! Ma è fortissimo! Ma è bellissima! E poi, oltre a questo, posso praticamente. Ah, adesso non me lo fa smontare neanche ora, però, Oh. Perché non me lo fa smontare? Forse una volta che lo utilizzi non ti puoi. No, forse devi allontanare, perché non lo so, magari è buggato. Vediamo. Di un attimo. No, non mi fa. Proprietario tenda Truster. Perché sei il proprietario della tenda? Oh, no, non volevo essere io il proprietario, però. Non ci credo. Non me la fa neanche togliere. Vabbè, allora, avremo modo di capire come funzionano queste tende incredibili. Provo a salvarti. Provaci, anche se sei fuori, sei tra 30 secondi parte la. Dai, provo. No, non ce la farò mai. Vabbè, ciao, Truster, è stato un piacere conoscerti. Come sempre. Oh, l'hai visto? Sì. Guarda, ma quanti sono? No, stai attento. 90. Cioè, tutta questa cosa per togliere. E là! Bella, ragazzi! Quanti sono? Sono ovunque! Entra dentro la tenda. 90. Riposa nella tenda. Non so se è la strategia giusta, Rimani qui. Truster, io non penso sia la strategia giusta. Devo essere sincero. Nemmeno io penso. So solo che ho hittato due nemici e ho tolto 90 col cecchino. Quindi non è che sia la cosa migliore del mondo. Però va. 3, 2. Mi ha ignorato. Lo killo? No. Lui non sa che sei qui dentro. Magari faccio una kill almeno nella mia vita. Vai, provaci. No, è andato via. Sei allontanato, però. Non so che fare. No, non posso rimanere nascosto qui per tutto il tempo. C'è quello con la corona. Che figata. No, dai, devo uscire. No, vabbè, rimango. Non ho materiale. Non ho niente. Aiuto. Ok, allora. Fermi tutti. Possiamo farcela. Quelli sono in due, quindi adesso io col cavolo che esco. Ma non esco proprio manco se mi pagate. Allora, cosa posso fare? Ragioniamo. Aspetto che muoiono tutti, no? Potresti aspettare. È una bella non strategia. Non so quanto ti copie. Non lo so, vediamo. Se loro se ne andassero via da qui, io potrei uscire e fare. Sì, vabbè, ma quanti sono? Guardalo pure sulla montagna. Sì, vabbè. Senti, io resto qui e ci vediamo tra poco, ok? Ragazzi, siamo ancora vivi. Siamo praticamente a 2 centimetri dalla tempesta. E io esco. Hai ancora un minuto. No, basta qua, bisogna combattere. Stai attento. Sì, stai tranquillo. Difenderò la mia tenda come se fosse la mia casa. Anzi, la tua tenda, perché non so perché. È la mia. L'ho presa io e ce l'hai te. Ancora non l'ho capita questa cosa. C'è un nemico sopra. Eccolo. Vediamo se si ferma. Non si ferma mai. È sceso? Ecco. Attenzione. Il mio primo. Ezzai! Si fighta. Non ho materiale. È finito il materiale. Oh. Killalo. Finisce. Mamma mia, questa arma è stranissima. Quest'arma è inutilizzabile. Cioè, non sono capace. Non è che è inutilizzabile. Pompa. Oh! Oh! Oh!
Oh mio Dio! Non è vero! Non è vero, è la mia prima partita! È la mia prima partita su questo capitolo! Non ci posso non credere. È vero! No, dai, non è vero, non ci credo! No, dai, tirami un pizzicotto, non lo so! No, non posso! Ho conquistato la corona! Hai conquistato la corona, sei tu il vincitore! Ma no, noi dovevamo fare il video sul bunker, dovevamo fare! Quanto pare è cambiata. No, vabbè, non ci posso credere, ragazzi. Vittoria, vi giuro. Non so se si può vedere, ma è ufficialmente la mia prima partita in questo capitolo 3. Non ho fatto niente. Sono stato nascosto in una tenda per tutto il tempo e ho ottenuto la corona della vittoria facendo fuori l'ultimo team. No, vabbè, ragazzi, non ci posso credere. Anche se ti dico la verità, Traster, so di chi è il merito. Io lo so di chi è il merito. Ombrello della vittoria ricevuto, sigillo dei 7, un deltaplano con una gestione perfetta della post-inversione. Non mi fa impazzire, devo essere sincero, però capisco che è comunque in tema con tutto questo evento che c'è stato della fine di Fortnite e cose così. Quindi ce lo equipaggiamo perché siamo i vincitori e abbiamo ufficialmente ottenuto la corona. Quindi se io adesso vado a fare un'altra partita, praticamente avrò la corona e tutti i miei avversari vedranno che ho la corona. Comunque, a parte questo, posso dirvi una cosa. Ovviamente il merito è solo di una cosa in particolare, e quella cosa in particolare si trova qui in basso a destra: supporta un creatore Mattiz. Non c'è niente da dire, avete avuto la dimostrazione. Se volete fare una vittoria di questo capitolo 3, dovete assolutamente usare il codice creatore Mattiz. Quindi inseritelo tutti in questo momento, cliccate sui video che sono comparsi in questo momento. Che dire, Traster, anche se sei un abbetto, mi porti fortuna.